Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua Bergaster per giocare un giochino interessante, un gioco nuovo. Ho detto è ora di portare un gioco nuovo sul nostro canale, un po' che rifacciamo e rimaciniamo sempre gli stessi, High School 101. L'obiettivo del gioco è molto semplice e consiste nel dover stare in una classe e superare dei compiti degli esami. Ma ovviamente non sarà in maniera convenzionale come al solito, ma sarà copiando nelle maniere più disparate, cercando anche insieme di collaborare tra i ragazzi e farla in barba al professore che ci ha fatto l'esame a sorpresa e laurearci a pieni voti. Devo essere sincero e non è una cosa di cui vado fiero, mi raccomando. 1 minuto e 28. Un attimo che stavo raccontando una cosa ai cacciatori, non si può aspettare. Vabbè, facciamo scorrere un attimo questo round mentre mi introduco ancora al gioco. Dicevo appunto che copiare appunto è sempre stata un'attività, una delle attività predilette dagli studenti ed essi, me compreso purtroppo, si sono trovati ingegnati nelle maniere più impensabili per sfuggire ai controlli dei professori. Vediamo un po' che cosa quindi riusciremo a fare in questo gioco, quali saranno le maniere creative. Intanto magari vi racconterò qualche piccolo spunto, qualche piccola chicca su come facevamo noi ai nostri tempi nella mia classe. E quindi 10 secondi alla fine di questo round, rifacciamolo e iniziamo subito. Perfetto, rieccoci qua. Sulla lavagna c'è scritto oggi esame, i cheater, quindi quelli che barreranno, cercheranno di copiare, saranno picchiati con un bastone. Cosa possiamo fare? Alzare la mano. Ricerca col telefonino mentre il professore è lontano, nell'angolo della classe. Distraiamolo alzando la mano del ciccione in fondo e lo teniamo lì. E intanto facciamo suggerire la risposta di quello che ha copiato dal cellulare che ha cercato su internet al ragazzo di fianco. Non ci ha visto. Vediamo la sua area, il cerchio intorno, penso che dove sia, che fino a dove sente, mentre c'è quel cono davanti a lui che è il cono visivo. Suggerisci. Ai, ci sta guardando però. Suggerisci a lui. Vai, ce l'ha fatta. Vedete che i primi tre davanti hanno il foglio verde, mentre questo lui in fondo ancora rosso. E intanto tu suggerisci a quello dietro, veloce! Veloce, tutte le risposte, non fare l'infame! Aeroplanino di carta. Alza la mano, chiama il professore. Aeroplanino di carta, al poverino là dietro, isolato. Ma i suoi compagni non si dimenticano di... No, beccato! Beccato male. Quindi lui è stato ucciso dal professore a colpi di mazza da baseball. È una scuola severa questa qua di cacciatori, ma 4 studenti su 5 hanno passato l'esame. Quindi questo è quanto basta, andiamo al prossimo livello. Fantastico, siamo molti di più, vero? Però anche meglio organizzati. Cerca sul telefono, subito. Perfetto, questi due ce l'hanno. Lui sta andando fuori. Whisper. Vada di là, che io suggerisco a quello vicino alla finestra. Intanto lui suggerisce a quello là a sinistra. E tu potresti alzare la mano per chiamare il professore e distrarlo. Mentre lui non può suggerire là. Come si fa? Ribaltiamo il banco. Facciamogli ribaltare il banco a lui. Boom, non ne posso più professore, mi sono stufato della sua prova. Lui lo ammazza di botte. Ma no, non ci sblocca niente di che. Non posso fare niente. Ribaltate i banchi ragazzi, questa prova non si può copiare. Questi non suggeriscono, fanno i secchioni bastardi. Bastano 4 che passano. Si sa che quelli che studiano stanno sempre davanti, quelli dietro non fanno mai niente. No. Alza la mano. Te sta chiamando. Suggerisci a lui. E suggerisci a nessuno. Sta passando il professore. Facciamo i seri. Professore, mi scusi, posso fare una domanda? Suggerisci a lui, veloce. 17 secondi, madonna, 30 secondi per fare sti compiti in classe. Professore severo, Professore, lei è severo. Chi è che può alzare la mano? Alza la mano, che qua bisogna copiare hardcore. Qualcuno può alzare la mano? Alzate la mano. Forse qualcuno in più l'ha passato questa volta. Non è male questo gioco, mi riporta davvero in... dietro ai tempi della scuola, quando la più grande preoccupazione di un ragazzo era passare le prove. E non bastano neanche 6 su 11. Cioè, piccolo aneddoto, io per la prova di maturità
Ho preso una bottiglietta di Coca-Cola, ho scannerizzato l'etichetta, ho tolto ingredienti e tabella dei valori nutrizionali e li ho sostituiti a computer con Photoshop con formule di chimica e date di storia. Stampata e plastificata, riattaccata sulla bottiglia, avevo un bigliettino che nessuno poteva ritirarmi sul banco. Fantastico. E bisogna... è come nella vita. I più furbi ce la fanno. I più fessi no. Tu cerca. Alza... no! No, ha beccato il telefono! No! Sono risorse importanti quelle del telefono. All'ultimo secondo! Copia all'ultimo secondo! Proprio quelli che mentre andavano a consegnare magari il foglio protocollo sul banco copiavano ancora tutto. Cosa scrivevano? Cosa stai scrivendo? No, niente, il nome! Mi ero dimenticato di metterlo. Ma io mi immagino che ridere. Quante risate si facevano i professori vedendo noi ragazzi provare le maniere più assurde. Vai col telefono. L'altro non lo facciamo beccare. Scusi professore, una domanda. Qua guardi che questa risposta non è che mi può dare tipo è giusto 7, me lo può dire solo, non le posso dire niente. Poverino, lui però è parecchio sfigato da solo, eh. Nessuno gli può suggerire. Aeroplani di carta, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, doveva far alzare la mano a uno qua dietro. Madonna, che classe organizzata! Questa è collaborazione, questo è gioco di squadra, da soli non siamo niente, ma insieme possiamo fare tutto. E chi è che non ha ancora passato l'esame? Ah, lui? Professore, ha visto come abbiamo studiato tanto questa volta? Ah no, lui è stato bocciato, è troppo grasso, non vedevo il foglio. Però questa volta non ce l'ha fatta, 9 su 11, prossimo livello. Ma come mi sto divertendo? Due professori, cerca col telefono. Non l'ha beccato subito. Molto male. Cerca subito. Madonna, ma ragazzi, ma mi fate beccare subito. Sotto in tasca deve proprio spuntare di un attimo. Due bocciati. Tre bocciati, anche quello del telefono. Raga, non sapete copiare. Cioè. Poi ormai non potete contare più su queste nuove tecnologie, il cellulare, i bigliettini la vecchia maniera, non si fanno più. Allora, importantissimo, prima cosa controllare chi è il telefono, seconda cosa controllare chi può fare gli aerei di carta. Quelli sono un'arma, lui e lui. Bene. Devi ribaltare il banco e farti picchiare dai professori, per il bene di tutti. Cerca, suggerisci a lui. Il professore è morto? Vabbè, vabbè. Anche tu devi ribaltare il banco. Aeroplanino di carta. All'altro ragazzo con l'aeroplanino di carta. Intanto... non beccato per un attimo. Ha preso quell'aeroplanino, l'ha aperto sul banco. Va sopra la prova compilata, passata. Fenomenale. Ragazzi, siete stati parecchio sfortunati. Quest'anno sarete bocciati. Ma noi 10 su 13 passiamo al prossimo livello. E al prossimo anno scolastico. Esame di fine anno. Cellulari qua e qua, cerca subito, alza la... allora cerca tu, come diversivo usiamo il cellulare dell'altro. Lui ha alzato la mano, vagli a rispondere. 10 secondi, chi fa un aeroplano? Tu, a lui. Veloce. E suggerisci subito, vai che sta finendo il tempo! Yeah! All'ultimo secondo, sempre la copiatura sulla scrivania della professoressa. Quattro bocciati e due pestati a morte. Ne è valsa la pena? 10 su 17. Non abbastanza, ma ci siamo fatti bocciare anche quello col telefono all'inizio. Non va bene. Una geniale ricostruzione del mondo scolastico, oserei dire. 28 secondi, non stiamo andando malaccio. Tu puoi suggerire e anche lanciare l'aeroplano. Tu sei l'uomo dell'anno. Con le cuffie, tu sei veramente il più figo di tutta la classe. Passi la prova a 2... ma l'hanno passato tutti, a parte quello là che è stato ucciso dal professore. Fantastico. Ormai, come all'epoca, siamo diventati dei copiatori esperti. Ehi, devi spostare la B, la C, la D. Non si capiva niente. Cosa? Classona, bella piena. Un solo cellulare, due professori. Cerca, tu sei l'unico che sei riuscito a non farti ritirare il telefono e ti fai beccare come uno stronzo. Contavano tutti su di te, siamo stati tutti bocciati. Sapete quante se ne prese all'uscita? Severi, severissimi questi professori.
l'unico che l'ha passato, lui che aveva il telefono. Però voi non è che vi potete mettere tutti questi professori a controllare. Chi li paga questi stipendi? Chi? E io pago! E io pago! Tutta la parte a sinistra chi? Sta copiando. È ora di ribaltare un banco. Sinistra. Mamma mia, sono velocissimi a uccidere la gente. Però sono di là, non sono di qua. E anche la parte destra può copiarsela un po'. Ce l'hanno fatta anche quelli al centro. Uno è stato pestato a morte, mi dispiace. Ho paura che anche quest'ultimo tentativo possa non essere bastato, nonostante il numero di quelli passati all'esame sia ragguardevole. Oh, 10. Il migliore era 11. Io vi dico che per questo video, per questo gioco carino, può essere abbastanza. Trovate il link qua sotto in descrizione, perché mi sono dimenticato di dirvi che, tra le altre cose, oltre ad essere bello, carino, originale, divertente e anche gratuito, io vi ricordo, sono Bergaster. Un commento qua sotto, mai sgradito, e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Ci sta sparando di brutto. Oh mio Dio. Io mi lancio. Quello ci è venuto addosso.